Siamo tantissimi. Allora, io prima di tutto voglio, perché c'è qualche problema abbiamo avuto, quindi se gentilmente vedo già persone collegate, mi date l'ok che è tutto a posto, che sentite bene, quindi se mi fate un cenno nei vostri commenti, ringrazierei. Parlo al pubblico di casa, ci siete? Sì, mi spunta, ok, ciao Marco, bene, su YouTube è tutto a posto, qualcuno di Facebook mi dà qualche segnale? Ottimo, buonasera a tutti, ci siamo. Io devo dire la verità, stasera sono molto emozionata, non tanto perché comunque siamo in una diretta e quindi in un palcoscenico apertissimo all'universo ormai, perché insomma, come dire, YouTube, Facebook ci proiettano ovunque, ma proprio per questa puntata particolare, questo talk show, non è la mia, l'ho voluto differenziare dalla mia struttura, dalla mia rubrica Io sto con te tu, perché quella era una rubrica dedicata appunto all'informazione tramite l'informazione ricevuta da medici. Questo è un talk show, proprio così, chiamato appunto, intitolato Fibromialgia al maschile, mito o realtà, per dare risposte, per dare rilevanza a voi uomini, a voi maschi, in questo periodo in cui, diciamo appunto, ecco, mi sono affacciata al mondo, le richieste di attenzione da parte di voi maschietti sono state tantissime, perché già di fibromialgia, diciamo, si parla come malattia invisibile, malattia non considerata, no? Non compresa e non capita, ma proprio di voi uomini, voi proprio non esistete, cioè proprio zero. E allora mi è sembrato giusto, mi è sembrato assolutamente importante dare a voi la voce, una voce che credo sia diversa rispetto a quella di una donna. E infatti per questo io ho qui con me anche la dottoressa Laura Bazzichi, reumatologa, perché ci sono alcuni punti naturalmente che né io da paziente volontaria né voi da pazienti potete dare delle risposte. Perché voglio capire, e quindi dottoressa direttamente, anzi Laura, la prima domanda va a te. Se da un punto di vista medico, cioè nel senso come studi, cioè, si dimostra che c'è una differenza della fibromialgia cioè, rispetto a un uomo e una donna? Cioè è dimostrato che c'è una differenza o no? Ci sono tanti studi, mi sentite? Sì. Dove effettivamente c'era una notevole differenza su tutti gli aspetti inerenti al quadro della fibromialgia, quindi alla fatica, al dolore, alla depressione. Poi sono state fatte delle meta-analisi recenti dove pare su un gruppo molto numeroso di pazienti con dei questionari la vera differenza, io parlo sempre di valori statisticamente significativi, appare fondamentalmente nel numero dei tender point. Ed è un discorso lungo, nel senso che si capisce perché si può dare una spiegazione scientifica a questo aspetto. Gli uomini hanno meno tender point delle fibromialgie al femminile. E questo può essere legato proprio a un problema non solo di sesso, ma proprio di genere, che è proprio anche legato a tutto un aspetto di tipo psicologico importante. Ma perché voglio soffermarmi su tender point? E poi ora, se no la faccio troppo lunga, d'uno non a parlare di questo aspetto, perché gli aspetti sono tantissimi. Però è un invito a una meditazione sul problema e al fatto che il tender point è sparito da quello che è la classificazione o la diagnosi dei nuovi criteri che vengono utilizzati per la fibromialgia. Quindi era limitativo l'utilizzo del tender point nella vecchia classificazione, dove effettivamente per fare la diagnosi necessitava almeno di 11 tender point positivi su 18.
Il fatto che questi tender point sono stati eliminati, si è aperto un mondo e quindi si è visto che tantissimi uomini avevano la fibromialgia. Tant'è vero che il rapporto femmine-maschio, che erano di 9 addirittura a 1, è diventato, c'è chi dice uguale, come minimo 2 a 1, 3 a 1. Quindi il tender point è sempre stata una sovrastima che, tolto quello ed effettivamente è dimostrato che nell'uomo il fibromialgico, il tender point è molto più basso come percentuale, ha aperto tutto il mondo e ha dato la possibilità di fare finalmente delle diagnosi al maschile, dove il dato più importante è questa, è la presenza o l'assenza o il numero minimo di tender point. Quindi la fibromialgia maschile esiste come ed è molto rilevante, è un'alta frequenza, ecco. Quindi non tender point, nel senso non vi aiuta questo tipo di valutazione della diagnosi. Certo. E noi stasera qui abbiamo ben 4 maschietti. Naturalmente ne abbiamo tanti pazienti che ci seguono e saluto tutti, approfitto della serata per veramente darvi e mandarvi un abbraccio virtuale veramente carico di grande affetto a tutti quanti. E stasera abbiamo qui con noi 4 maschietti, diciamo isolani, chiamiamoli così, perché ne abbiamo ben 3, che sono Marco Catalano, lo vedete, con barbetta e occhiali, Angelo Vitrano, di Missil Mary, lui è stato compagno mio di avventura nel famosissimo cammino della Palermo Agrigento, quindi insomma siamo abbastanza legati emotivamente. Ecco, volevo dire che Angelo ha un problema di audio, di microfono, si sente con una voce rauca, non ce l'ha così nella realtà, quindi vi chiedo un attimino di pazienza e quando parlerà purtroppo si sentirà in questa maniera, lui cercherà di parlare un po' più lentamente per cercare di farsi capire, non siamo riusciti a risolvere il problema. Poi abbiamo anche un altro palermitano che è Biagio Lucchese, che saluto, camicia a quadretti, e poi abbiamo un altro isolano, però non siciliano ma sardo, ovvero Gianni Cappai, un grande artista, li conoscerete strada facendo. E quindi insomma, intanto Sergio Belluti, ciao, ciao, ciao caro, finalmente, vero, sì, assolutamente sì, si parla di voi. Un saluto da un uomo che soffre di sindrome fibromialgica, ciao Simone, bellissima questa cosa, sono contenta. Allora, io partirei subito, perché sono curiosa, voi mi conoscete, sono una persona curiosa in senso positivo, e quindi parto con Marco. Iniziamo a parlare un po' di quelli che sono i disturbi. Naturalmente mi rivolgo a te, quindi parli tu nella tua situazione. Quali sono stati i disturbi che la malattia ti ha creato, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico? Ok. Tanti. Diciamo che per certi aspetti forse sarebbe più semplice dire cosa non comporta la fibromialgia. Ovviamente io mi riferisco alla mia esperienza, non ho... Vabbè, ovviamente io mi riferisco a me. Allora, dal punto di vista fisico, tanti dolori in continuazione che tra l'altro si spostano da una parte all'altra, prevalentemente le gambe, spesso il petto, le braccia, basta un minimo sforzo e iniziano tremori un po' dappertutto, soprattutto alle mani, alle braccia, alle gambe, che, cercando di lavorare è a volte complicato. Però se devo dire la verità, il problema principale, sono tutti dolori più o meno, tranne nei momenti di picco in cui evidentemente, cioè non, abbiamo anche ho difficoltà anche ad alzarmi a letto, nonostante comunque abbia solo 41 anni, non è che siamo, diciamo, in teoria ancora il corpo tiene, io ho terrore all'idea di quello che succederà fra qualche anno, non lo voglio sapere, non mi voglio rovinare la sorpresa. Ma secondo me l'aspetto più pesante, per me, l'aspetto più pesante al momento è quello psicologico. Perché, diciamo che, anzi parlavo dell'età, so bene che ci... Allora, la fibromialgia sicuramente non è una tragedia, è una malattia fastidiosa, spesso dolorosa, c'è di peggio, non metto in discussione, però è... molto debilitante e soprattutto l'idea di svegliarsi e non sapere se quella giornata ti puoi alzare, realmente ti puoi alzare, o comunque il fatto di svegliarsi e avere in continuazione dolori,
anche soltanto di doverlo dire o spesso di non dirlo, perché in effetti a volte ti sembra pure poco carino iniziare la giornata dicendo ai, ok? Vivendo con moglie e bambini, diciamo, spesso nella vita ci sono anche altri, anche gli altri, giustamente. Non, questa voglia di non voler essere sempre al centro dell'attenzione, soprattutto in maniera negativa, pesa tanto, almeno mi pesa tanto. Poi, non lo so, ovviamente ognuno la vive a modo proprio. Certo, e... naturalmente la ogni malattia è a sé, cioè di chi la vive, di come la vive, in base ai disturbi che naturalmente ha e le ripercussioni, come stai benissimo dicendo, dei disturbi sulla sfera emotiva e psicologica. Io mi sono chiesta sempre, la pongo questa domanda alla dottoressa, mi sono chiesta se intanto alla dottoressa, se anche qui ci sono degli studi che hanno evidenziato questa cosa, poi troverò il modo di chiederla anche a voi, naturalmente. E proprio questo aspetto, cioè questo senso, perché ho percepito da Marco questa sua comunque problematica a livello psicologico, perché si sente un po' responsabile, no? Nei confronti, ha parlato della moglie, del figlio, no? Quindi questo sentirsi comunque responsabile nei confronti degli altri, perché di solito la maggior parte degli uomini sono comunque sposati o comunque si devono mantenere, cioè influisce già di base come malessere psicologico? O il malessere psicologico comunque è una componente della sindrome fibromialgica, così come nella donna e anche nell'uomo? Allora, hanno visto che non c'è differenza su quello che è la comorbidità psicologica, depressiva, ansiosa nel maschio rispetto alla femmina del fibromialgico. Sicuramente però c'è una differenza di genere che è diversa dal sesso, si riferisce a quello che è l'aspetto di differenze proprio organiche, no? Tra maschio e femmina, mentre il genere è quello che vede il sesso all'interno della società. E ovviamente all'interno della società il maschio ha sempre un ruolo un pochino diverso, anche se sta cambiando, dalla femmina. Quindi, come dicevi te, è quello che deve pensare anche più al lato economico della famiglia, dove la componente economica è un pochino più importante, non ovviamente la sola, più si va avanti. E quindi si sente proprio un retaggio da quello che è l'educazione, è responsabile del fatto che fisicamente, essendo un fibromialgico, non ce la fa a, magari soprattutto se fa un lavoro fisico, ma anche un lavoro di concentrazione, della scrivania, perché hanno fibrofobia anche loro, eccetera, si sente incapace, c'è proprio l'ansia di non riuscire a fare quello che faceva prima. Viceversa, vista al femminile, c'è tutto l'aspetto di accudimento di quello che è la famiglia, la prole e così via, figli più diretta, e quindi in un senso, in quell'altro, mettila come ti pare, queste persone si sentono in grossa difficoltà all'interno di quello che è il management familiare, ma anche a livello sociale. Tant'è vero, quando noi si studia la soglia del dolore nel maschio e nella femmina, in questi pazienti, si vede effettivamente che da studi che la soglia del dolore è più bassa nella femmina rispetto al maschio, ma non solo legato a un fatto di ormoni, che poi è un discorso lungo che si potrebbe affrontare, ma proprio un problema di sensibilità al dolore legato al genere, alla storia della donna. La donna è più emotiva, la donna è più sensibile, la donna è più reattiva a quello che sono tutti gli insulti psicologici e anche fisici, quindi ha una soglia del dolore come struttura di genere, e questi sono degli schemi che ci impongono, non diranno mai a una donna devi essere forte perché te devi essere quello, cioè non si identifica, almeno nella nostra cultura più vecchia, in questo tipo. E quindi si crea ancora di più questo divario e questa sofferenza nel maschio di dire non sono capace di accudire la mia famiglia, capito? In toto. Quindi mentre la donna è più portata a quello che è lo sviluppo e l'accudimento dei figlioli, il maschio già anche in più il problema dell'accudimento in toto della famiglia. E questo crea che cosa? Più che un lato depressivo, che quella è una seconda fase, un grave stato ansioso. Quindi c'è una grossa componente di ansia, di attacchi di panico addirittura,
negli uomini con la fibromialgia, proprio perché hanno la paura, e magari non si verifica nemmeno, di non essere sufficientemente efficaci nell'ambiente del lavoro e nella famiglia. Questo bisogna che cambi, deve cambiare la società. infatti. Biagio, una domanda per te. Quando hai avuto tu l'esordio della malattia? Cioè, è stato difficile? È passato del tempo? Hai avuto una diagnosi immediata? Perché sappiamo benissimo che l'iter di un paziente fibromialgico, la maggior parte appunto noi donne, abbiamo avuto un iter lungo anni, cioè la media è almeno dopo i 2 anni. Quindi dico, tu invece? Sì, allora, partiamo da un po' più lontano per me, perché diciamo che fino al 2002 non avevo mai avuto niente di che, diciamo, nessun esordio, insomma, nessuna sintomatologia particolare. Nel 2003, un bel giorno, mentre ero fuori con la macchina, cioè sono cose che giustamente non dimentichi, cominciai ad accusare fortissimi dolori, un po' sparsi dappertutto, polsi, gomiti, spalle, alla schiena, da impazzire. Al che nel 2003, quindi quasi 20 anni fa, dicono, sicuramente ancora questa malattia non si conosceva. Ho cominciato il mio lungo pellegrinaggio da un medico all'altro, principalmente ortopedici, ma nessuno ne capiva nulla, dicevano solamente che erano dei dolori dovuti alla postura per la schiena, a delle ernie che erano talmente piccole, poi si è accertato dopo che non potevano dare mai questo problema. E insomma, poi questi dolori alle ginocchia, un po' dappertutto, insomma, niente di che, cioè niente di che si riuscisse a capire da dove veniva tutto questo. Poi, negli anni, dopo circa 10 anni, sì, all'incirca 10 anni, cominciai ad andare da una reumatologa a Palermo. Da lì cominciò a uscire una diagnosi molto generale, molto generica, di artrite. Da lì poi si passò a spondiloartrite, e poi da spondiloartrite a spondilite anchilosante, che è la patologia primaria che io ho, oltre alla fibromialgia. Quindi non solamente la fibromialgia, che l'ho scoperta, diciamo, più che scoperta, mi è stata diagnosticata un 4-5 anni fa, forse anche meno, appunto attraverso questi tender points. Io ne avevo 16 su 19 positivi, quindi insomma abbastanza esagerati. E niente, da lì in poi è stato un lungo peregrinare anche per la fibromialgia. Sì, come base di riferimento io ho avuto il Policlinico di Palermo, il dottor Ferrante, il compianto dottor Ferrante, che adesso non c'è più, che è stato lui, diciamo, a indirizzarmi verso la fibromialgia. Da lì poi ho conosciuto Giussi Fabio, insomma, l'associazione, e la cosa è diventata più, diciamo, più gestibile, però più che altro, si è arrivati a una conclusione che prima... Certo, c'è una diagnosi, una certezza di quello che si ha, ed è qua una cosa importante che è emerso, il fatto che è fondamentale la diagnosi differenziale, proprio perché molto spesso la fibromialgia si accompagna anche all'altro, quindi è qui la cosa importante che dobbiamo tenere conto noi, ma soprattutto i medici, di fare una diagnosi corretta, di capire effettivamente il paziente che cos'ha, sa soltanto una fibromialgia o meno. Infatti, dottoressa, infatti, perdonami se interrompo, spesso quando io lamento dolori sparsi o anche localizzati, anche il medico stesso che mi segue, il reumatologo del policlinico, a volte mi dice sì, è fibromialgia, a volte mi dice sì, può essere la spondilite. Io quindi anche lì tuttora c'è un po' di confusione nel capire se è l'una o se è l'altra, perché io purtroppo, come dicevo, ne ho due che mi accompagnano purtroppo. Laura, quanto è importante quindi avere una diagnosi certa? Volevo fare un commento su questa esperienza di malattia che ha avuto Biagio, perché è molto importante anche come messaggio che si può dare a chi ci ascolta.
Allora, lui aveva iniziato con una spondilite, probabilmente era una spondilite a tutti gli effetti, l'esordio così acuto, i dolori diffusi, però anche questa positività dei tender point, che probabilmente non erano altro che delle entesiti, cioè delle infiammazioni dei tendini che si sovrapponevano, perché molte volte la diagnosi differenziale sono praticamente molti punti simili alle entesiti, cioè al punto dove i tendini si infiammano nell'osso e quindi lì spesso c'è un tender point, ma in realtà è un fatto infiammatorio. E mi domando se effettivamente poi in realtà 4-5 anni fa si sia sviluppata una fibromialgia proprio per questo dolore cronico che lui si è portato sempre addosso e quindi in realtà la fibromialgia è stata l'evoluzione di un dolore infiammatorio che è diventato un dolore nociplastico. Quindi purtroppo nelle spondiliti anchilosanti, nelle spondilartriti sieronegative, dove c'è l'interessamento del rachide, della colonna, e dove c'è uno stato infiammatorio, e questo anche negli artriti reumatoidi, nel lupus eritematoso sistemico, nelle connettiviti, molte volte un dolore non trattato adeguatamente, non perché non sia stato curato bene, ma perché magari non c'erano ancora i farmaci per la spondilartrite, oppure perché le malattie, purtroppo, se si curassero tutte al 100% avremmo risolto i nostri problemi, si sviluppa una fibromialgia. Quello che mi colpisce, e questo è un modello molto interessante che va sottolineato, che una delle malattie più confondenti, e lo dice lo stesso Viaccio, tra dire c'ho una fibromialgia o una riacutizzazione della spondilartrite proprio per queste entesiti che ci sono, è veramente difficile, non solo per il paziente, ma anche per il medico che rischia di sovrattrattare una malattia e poi magari si tratta di una fibromialgia che si è riacutizzata in una spondilartrite. Quindi qui il paziente, se ben informato, ci guida tantissimo, perché ci dà delle informazioni su quello che è la sua storia, su quello che si sente, ci aiuta, quindi ci dovete aiutare. Ecco, io l'invito sempre che uno deve imparare a sentirsi il proprio corpo, soprattutto se c'è due malattie. E te piace, non te ne accorgi se è una riacutizzazione della fibromialgia o della spondilartrite. Ci puoi dare un Il messaggio? microfono, Biagio, il microfono. Sì, ma guarda, ci sono, appunto, come diceva lei, ci sono queste sovrapposizioni fra le due malattie, perché anche, ripeto, il medico stesso a volte, cioè io lo guardo e dico, ma come? Se non lo sa lui che è un medico, pensa se lo devo sapere io che sono il paziente, per carità, posso anche interpretarlo, però mi è sempre stato detto che quando il dolore è che bascula nei vari punti, dovrebbe essere la fibromialgia. Quando il dolore è concentrato in un punto, allora in quel momento è la tua spondilite. Però ripeto, non è facile sempre riuscire a capire quale delle due sta prevalendo in quel momento. Io mi sono trovato ad avere per tante settimane, addirittura per qualche mese, dolori basculanti nella schiena, da un punto all'altro, sali e scendi, destra e sinistra. E chiedere aiuto al reumatologo e parlarne con lui e sentirmi dire sì, potrebbe essere la fibromialgia, potrebbe. Delle volte ci aiuta anche l'ecografia in quel caso lì, magari. Sì, le ecografie mi capita di farle perché io effettivamente, come diceva lei, parlando di entesiti, spesso mi capita di avere un'infiammazione ai tendini. Per esempio, per ora devo cercare appunto di spegnerla, spero questa settimana con le infiltrazioni. Mi sta perseguitando da diverse settimane una tendinite che si è riacutizzata alle spalle, a entrambe le spalle. E dico, questa può essere la fibromialgia, può essere anche una riacutizzazione della spondilite, perché qua si tratta di infiammazione, dico, come lei ben diceva poc'anzi. Diciamo che è un bel cocktail di sintomi, no, Biagio? Però comunque tu sei un tosto e te la sai cavare bene. Io adesso darei la parola a Giangi. Giangi, intanto tu di cosa ti occupi? Mi piace questa cosa che dici di cosa ti occupi. Io mi occupo di musica. Faccio passione con la musica. Allora, incomincio a studiare musica da bambino, poi divento più grande,
mi occupo di musica elettronica, poi divento un DJ e poi mi qualifico come ingegnere del suono in due università inglesi. Quindi faccio questo percorso, praticamente incomincio da organista, musicista, bambino, fino ad arrivare a ingegnere del suono, facendo ballare le persone in mezzo. Quindi, insomma, e la tua compagna di vita, che sarebbe la Fibro, chiamiamola, cioè compagna di vita, quando è esordito? La mia compagna di vita, io credo di aver sofferto di fibromialgia da bambino, perché io da bambino lamentavo tutta una serie di sintomi che sono esattamente gli stessi che ho adesso. Tipo, mi facevo male alle gambe. Avevo sempre male alle gambe, moltissimo male alle gambe e anche ai piedi. Poi avevo una marea di problemi gastrointestinali, quindi mal di pancia, mal di stomaco, quello che adesso chiamano reflusso, ernia grata, insomma tutte questo genere di cose. Calcolando che vado per i 52, ho iniziato a avere questi problemi a 5-6 anni, due conti sono questo fatto. Quindi allora di fibromialgia neanche si parlava. Dopo un lungo ricovero in ospedale, il primario mi ha liquidato in maniera intelligente, con una diagnosi secondo me intelligente, non pertinente per quei tempi, però a questo punto lo è diventata, dicendo a mia madre: guardi signora, prende il bambino, se lo porti via, suo figlio soffre di distonie neurovegetative. Questa fu la sua frase. Queste cose se le porterà avanti tutta la vita. E questi sintomi poi mi sono rimasti tutta la vita. Quindi praticamente io poi sono incappato in quella che veniva definita la malattia dei matti. Perché io dicevo: mi fa male qua, faccio i controlli e non avevo niente. Mi fa male questo, faccio i controlli e non avevo niente. Ho il mal di stomaco, faccio i controlli, ma non è niente. Hai le gambe, facevi i controlli, non è niente. Fino a questo, allora piano piano incominci a conviverci, nel senso che li gestisci, niente, passi per pigro e basta, così. Poi arrivo intorno ai 40 anni e fortunatamente una compagna che non sta più con me, stufa di tutti questi miei ennesimi controlli e diagnosi improbabili tra sclerosi, potenziali avvocati, insomma, chi più ne ha più ne metta, la mia ex compagna dice: ma senti, guarda, sai che frugando su internet tutti questi sintomi, c'è questa malattia, sentiamo un po'. Ho trovato un reumatologo, appunto, che si occupava di queste cose, e finalmente è arrivata la diagnosi. Quindi praticamente cosa ha significato per te avere la diagnosi? Beh, intanto un sollievo personale, perché comunque sostanzialmente di distonie neurovegetative di ansia si tratta. Quindi praticamente io ho vissuto una vita d'ansia, un po' mascherata, un po' gestita, ma sempre ansia è. Quindi intanto avere una diagnosi ha significato, come dire, ah ok, vedi, non è più la malattia dei matti, è la malattia invisibile, ma non sono matto. Quindi in tutta quella parte che riguarda i problemi anche di benessere psicofisico, magari si è un po' alleggerita. Facendo un lavoro un po' particolare, quindi che ha a che fare con i pubblici, io non ho mai parlato di fibromialgia, perché sai, quando cominci a parlare di malattie, quando hai a che fare col pubblico, sembra quasi, ah guarda, quello c'ha quello, quell'altro. Quindi è una cosa che ho tenuto per me. Adesso, che insomma, non sono né giovane né vecchio, posso finalmente dire: ho la fibromialgia. Dichiarato, certificato. Dichiarato, certificato, non rischio niente, la mia carriera non rischia, quello che dovevo fare l'ho fatto. Ora da un punto di vista lavorativo ci torniamo. Io darei la parola ad Angelo, speriamo che... Va bene, Angelo, il tuo suono. E vorrei chiederti, per te, si sente così, cosa significa per te essere malato fibromialgico, quindi avere la fibromialgia? Cioè, in questo momento, vuoi sapere, diciamo, l'escursus da quando, diciamo, ho scoperto la fibromialgia? Allora. No, non come quando hai scoperto, cioè il percorso che ti ha portato, cioè proprio sentirti ed essere paziente affetto da questa malattia, per te che cosa significa? In questo momento praticamente che ho accettato in pieno la mia condizione, devo dire che questa mia accettazione ha fatto sì che la sintomatologia... Scusami un secondo, volevo avvertire tu. E avevo già detto, purtroppo Angelo non si sente bene, c'è un problema al microfono, quindi cerchiamo di sforzarci un attimino per cercare di comprenderlo, però purtroppo sappiamo che non si sente bene.
Quindi Angelo parla lentamente, magari con un po' di tempo. Sto cercando di scandire lentamente le parole, però, per quello che posso fare. Dicevo, la fibromialgia la vivo ormai in maniera serena, tranquilla, ma non più tutte quelle condizioni mentali che mi facevo io prima, come poc'anzi aveva detto, aveva anche sottolineato la dottoressa, del non poter essere valido, non poter essere attivo nelle funzioni verso la mia famiglia, ma in maniera diversa io sono attivo, forse più di prima. Aspetta che faccio un attimino il sunto della situazione. Allora, inizialmente ti avevano dato l'indicazione di questa malattia che ti avrebbe reso comunque una persona con dei limiti, invalido, insomma, sì, sì, sì. Mentre comunque tu riesci a gestire ugualmente la tua esistenza in normalità, no? Oggi ho finito oggi di pinteggiare il soffitto del bagno, cioè di conseguenza riesco ad essere abbastanza efficiente. Ok, una domanda, ma è stato sempre così? O no. Naturalmente quando tu ti sei accorto di essere malato, naturalmente avevi una sintomatologia, perché altrimenti non avresti capito che eri malato, giusto? Allora, io diciamo che la sintomatologia con la mia è iniziata 15 anni fa, ad essere, diciamo, però in maniera migrante, non era sempre presente. È diventata cronica, si è cronicizzata praticamente dal 2012 in poi, e il picco massimo di questa patologia io l'ho avuto tra il 2013 e il 2014 e anche un po' il 2015. Il 2014 praticamente io quasi non riuscivo più ad alzarmi dal letto, avevo serie difficoltà di ambulare, con tutto quello che concerne poi anche la condizione psicologica, lo stress emotivo, Marco, ti fermo perché la gente dice che non si capisce nulla, traduco io. Inizialmente, appunto, quando negli anni 2012-2014 tu eri sei stato colpito, avevi comunque una sintomatologia importante che ti impediva di fare assolutamente una vita normale. In pochissime parole, Angelo, perché altrimenti si fa solo confusione. Come tu hai trovato una quadra o comunque una soluzione al tuo problema, facendolo diventare una compagna realmente di vita, la fibromialgia, e non un nemico? C'è stato qualcosa che hai fatto, la conoscenza della malattia, la gestione in un certo modo? Che cos'è che ti permette adesso di non essere più in quello stato? L'accettazione totale e anche la terapia che faccio, quindi non è soltanto l'accettazione, perché l'accettazione ti può aiutare fino a un certo punto. Ti fa stare meglio dal punto di vista psicologico, ma dal punto di vista fisico è doloroso, è la terapia quella che mi ha aiutato naturalmente, che ho cominciato nel marzo del 2017 grazie anche al supporto di ICE. E infatti io posso dire questo, conosco Angelo benissimo, lui ha veramente accettato la sua malattia, l'ha conosciuta, l'ha compresa, ha imparato proprio il modo di multidisciplinare della gestione, mettendosi in gioco, rimboccandosi le maniche, reinventandosi. Io so che Angelo comunque era un imprenditore, diciamo così, aveva una sua attività. Per il problema fibromialgia ha dovuto comunque rinunciare a quel suo lavoro, a quel suo essere imprenditore, perché gli è venuta meno la sicurezza di poter gestire anche determinati stress lavorativi. Però è stata una persona che non ha subito soltanto, si è reinventato, e questo gli ha permesso, con l'aiuto della famiglia, che mi permetto perché conosco bene, il supporto della famiglia, tutto questo gli ha dato la possibilità, con una buona terapia, un buon aiuto, e mi ci metto nel mezzo come referente di un'associazione, un'associazione che veramente supporta i pazienti fibromialgici, ha trovato veramente la quadra, e possiamo dire che Angelo è un paziente fibromialgico con le sue problematiche, ma che vive dignitosamente. Grazie Angelo, ritorno da
da te, cerchiamo, scusate, sto cercando di darti voce comunque, perché è importante che ascolti anche, anche te, assolutamente. Bene, io adesso invece passo di nuovo la parola. Volevo intanto dire, Laura, tu hai qualcosa da dire su questo, perché penso che sia un elemento importante. Noi vogliamo sempre mettere in evidenza, cerchiamo di mettere in evidenza quanto effettivamente questa malattia è invalidante da tutti i punti di vista, no? A secondo come viene, come colpisce allo stadio e tutto, quanto. Però Angelo appunto è un esempio di persona che, dicendo quello che abbiamo detto, ovvero comprendendola, accettandola, gestendola correttamente, sta e vive in maniera dignitosa. Tu cosa dici? Io dico che prima di tutto il messaggio è di grande speranza e ci dà un'indicazione che ci si può fare a star meglio se uno si impegna e se uno segue tutto quello che è il percorso e soprattutto la conoscenza della malattia. E due, devo dire che la mia sensazione della fibromialgia maschile è che se siamo di fronte a delle persone che si muovono o che si muovevano o che facevano un'attività fisica o che frequentemente il maschio, l'uomo, le piace moltissimo muoversi, fanno anche delle attività fisiche esplosive. E la fibromialgia in qualche maniera li ferma perché non ce la fanno. La componente fatica nell'uomo è molto importante, anche nella donna, ma si nota ancora di più perché molte volte l'uomo o corre in bicicletta o a piedi o fa delle attività fisiche proprio che le danno, che ricordano magari un passato, un Angelo e un Marco e così via, che non sono più presenti quando gli viene la fibromialgia. Se riescono in qualche maniera a recuperare quello che facevano prima, anche se in maniera ridotta, ci si può lavorare bene, perché la muscolatura, che è legata anche al testosterone, ci aiuta tantissimo in questi pazienti, cosa che al femminile è più difficile, perché una donna impiega meno tempo per quanto riguarda il corpo a livello muscolare, l'attività fisica, mentre nell'uomo, nel ragazzo, è un pochino più un fatto culturale di crearsi uno spazio di questo tipo. E noi possiamo lavorare su quello, perché muovendo il muscolo e ritornando a quello che è l'attività fisica, riusciamo ancora meglio a far stare bene questi pazienti. Tant'è vero, lui ha detto che si è messo a... Che cosa hai fatto? A tinteggiare. Che è un esercizio anche quello lì, insomma, che fai con le braccia, con la muscolatura. E poi l'aspetto così positivo, l'importanza della famiglia, che questo è dimostrato, perché come hai detto te, lui ha recuperato e ha trovato un equilibrio anche per la famiglia, insomma. Io sono molto fissata su questo aspetto qui. Laura, vorrei che tu rispondessi a questa domanda, cioè, o meglio, questa non è una domanda. Giuseppe Lauri, che credo sia Giuseppe Lauri, la fibromialgia è una malattia, è ingestibile, se la gestisci vuol dire che è lieve. Sì, è lieve? Bisogna, cioè, è una malattia che la gestisci bene se è una malattia lieve. Una malattia severa non la gestisce, questa è l'affermazione di questo sì. Signore. Mm-mm. E dipende sempre dal gestore. Se il gestore è bravo, la gestisce bene. Se il gestore non è bravo, non la sa gestire. E la gestione della fibromialgia non è mai da sola, deve essere sempre con qualcuno che ti aiuta. Se chi ti aiuta vale, e quindi non soltanto il medico, ma anche tutto quello che ti sta intorno dall'associazione, ti faccio un esempio, che ha cambiato la storia di tanti pazienti, proprio perché aiuta a capire la malattia, e così pure a tutto quello che ti sta intorno. Quindi problema grosso, grande aiuto, problema piccolo, aiuto più piccolo, ma si può risolvere, è tutto relativo alle forze che noi impieghiamo nel paziente. Certo, quello che posso dire è questo: se la fibromialgia non la conosci e se stai male per tanto tempo e ti si aggrava, è chiaro che tirarti fuori dal buco è molto più difficile, quindi è importantissima la prevenzione, cioè non arrivare a essere veramente una malattia molto severa.
Questo è vero. Devo dire al paziente che in questo senso può essere vero. Invece voglio porti questa domanda, visto che in questo periodo sta andando, insomma, sui web, ovunque, il famoso studio dell'autoimmunità. Ok. E Roberto dice... Dei topi. Ok, infatti. Perché non considerare la fibromialgia come una malattia di tipo reumatica, forse autoimmune, visto che si verifica soprattutto in persone che già soffrono di malattia reumatica? Qua ci sono due domande, credo. Allora, mi ha sempre affascinato il discorso che la fibromialgia fosse una malattia, avesse una componente importante autoimmune, tant'è vero, in qualche convegno mi avete fatto parlare con la domanda, era la fibromialgia una malattia autoimmune. E all'inizio ero così contenta che fosse una malattia autoimmune, perché le malattie autoimmune si curano in genere e rispondono abbastanza bene alle terapie immunosoppressive e al cortisone, d'accordo? E ho ricercato anticorpi di tutte le razze in questi pazienti, anticorpi antipolimero, ho fatto un lavoro, eccetera, o l'ho trattato con cortisone, senza cortisone, addirittura c'è anche chi dà gli immunomodulanti, con, ahimè, purtroppo, molti insuccessi. Dire che non c'è una componente autoimmune, ci sono delle fibromialgie, soprattutto negli obesi, in quelli che sono sovrappeso, dove si avverte, si palpa con mano uno stato infiammatorio che noi dobbiamo in qualche maniera spegnere, perché c'è un'insulino resistenza, perché si producono tante adipochine, c'è una componente infiammatoria nelle fibromialgie presenti nelle malattie autoimmuni come lo Sjögren, come il lupus, come l'artrite reumatoide. Ma dire che curando queste malattie, cioè l'aspetto cosiddetto autoimmune, si possa abbattere la fibromialgia è per il momento un sogno. Forse non capiamo qual è l'autoanticorpo, qual è il movimento anticorpale, dove c'è l'infiammazione. Sicuramente l'interleuchina 6, l'interleuchina 17 hanno un ruolo. Però quante volte abbiamo scambiato una fibromialgia per una spondilartrite e esauriti dal fatto che non rispondevano a niente, si sono somministrati questi pazienti dei farmaci biotecnologici, che quindi sono il concentrato della terapia anche antinfiammatoria, eccetera. Il risultato, ahimè, hanno migliorato se avevano una spondilartrite, ma sicuramente non hanno migliorato la fibromialgia. Quindi sarei contenta che fosse una malattia autoimmune, come tante volte io ho avuto un percorso dove mi ero piantata sul fatto che ci fosse una componente virale, perché delle volte può incominciare con una forma virale, soprattutto nel maschio, perché ci sono queste forme di sovrapposizione con la sindrome della fatica cronica. Fino in tempi che ora non sarebbero più riproponibili, abbiamo fatto anche degli antivirali che sono stati somministrati per 3, 4, 5 mesi, ahimè, col risultato non solo mio, ma di tanta letteratura, negativo. Ci sono degli studi nella fatica cronica con il rituximab che sono stati descritti efficaci sui sintomi, eccetera, ma su piccoli numeri e poi con dei risultati molto discutibili. Quindi mi auguro che ci si sbagli tutti e che sia una malattia autoimmune così sicura come tutte le malattie autoimmuni, ma per ora purtroppo non abbiamo dati. Non abbiamo questa certezza. Sicuramente c'è tutta la componente di tipo tossicologico, tra parentesi, guarda tutte le intolleranze, l'aumentata sensibilità a certe sostanze, agli additivi, ai dolcificanti artificiali. Ora ce n'è una marea di queste cose che, se vengono eliminate, ti faccio un esempio, dalla dieta del fibromialgico, migliorano la situazione, come negli obesi, dove c'è una grossa componente dei dolori fibromialgici. Se noi riduciamo, abbattiamo un pochino l'infiammazione, migliorano, però migliora, tante malattie migliorano in questa maniera. Infatti non è soltanto una prerogativa, naturalmente. Invece ne approfitto per questa domanda di Fabio, che dice, perché se ne parla tantissimo adesso, di questa concomitanza, addirittura molti la scambiano, no? O la rendono uguale. Ho effettuato una visita al centro fibromialgico di Roma, mi hanno proposto una biopsia per accertare eventuale neuropatia delle piccole fibre.
Siccome tantissimi, perché ho fatto emergere questa cosa? Perché tantissimi sono i pazienti che appunto adesso gli arriva questo feedback da parte anche dei medici di considerare questa neuropatia, è come se tutti adesso sono malati di questa neuropatia. L'una esclude l'altra, possono essere entrambe concomitanti? Effettivamente c'è un'alta percentuale di questi pazienti che hanno la neuropatia delle piccole fibre, cioè un'ipersensibilità all'allodinia, all'iperalgesia della pelle, eccetera, hanno la sindrome sicca, hanno la difficoltà della messa a fuoco. Però io mi domando, ma se io ho un fenomeno centrale dove la mia sensibilità cutanea è aumentata per qualche motivo, perché io non regolo più l'input della periferia, come faccio a diminuire l'input? Diminuisco le fibre nella pelle. Quindi la domanda è: la neuropatia delle piccole fibre è la causa o l'effetto di un tentativo di diminuzione di sensibilizzazione periferica? Capito quello che voglio dire? Certo. Perché sì, noi siamo fatti apposta per compensare il problema, come il fatto che quando noi andiamo a ricercare i recettori degli oppioidi nel fibromialgico li troviamo inferiori a quelli che ci aspettiamo. Ma perché? Perché sono già tutti coperti da quell'oppioide che produciamo noi per cercare di compensare il dolore della fibromialgia. Cioè, noi si vede l'effetto che tutto il sistema biochimico del fibromialgico mette in moto per poter riuscire a compensare tutto questo input negativo che viene dalla periferia. Quindi mi domando, è causa oppure è l'effetto? Poi, se è vero che uno ha la neuropatia delle piccole fibre e se la fibromialgia è una neuropatia delle piccole fibre, siamo a posto. Si dà un po' di gabapentinoidi e abbiamo risolto il problema a tutti. E questo purtroppo ahimè non è vero. Infatti. Vi faccio arrivare una domanda direttamente da una paziente. I nostri ospiti maschili, da un punto di vista cognitivo, sono compromessi oppure hanno solo problemi di dolore? Perché io me la gestivo inizialmente in solitudine, ma sono peggiorata per problemi non dipendenti da me. Chiedo a Biagio. Biagio, tu oltre al tuo dolore derivato da tutto quello che ci siamo detti, hai anche dei problemi cognitivi, quindi memoria, disturbi di memoria a breve termine, disturbi di concentrazione, confusione mentale? Sì, allora, diciamo che questi sintomi che tu stai dicendo, in effetti mi sono comparsi da poco, diciamo da qualche anno, ecco appunto. E prima vuol dire che non li avevo mai avuti questi disturbi cognitivi. Diciamo che fortunatamente non avvengono spesso, però diciamo che non spessissimo, ma insomma ogni tanto si fa sentire la confusione mentale. Il sentirsi stressato più del dovuto, diciamo che io mi aiuto, come diceva appunto la dottoressa poc'anzi, anche con uno stile di vita, come dieta un po' particolare, con il dottor Buttitta che collabora con me da un anno e mezzo circa, mi ha dato una dieta priva diciamo di grassi, di zuccheri e quant'altro, il che ha un po' migliorato il mio stato, però ciò non toglie che comunque la fatica e il senso di confusione mi capita, cosa che prima non era così, cioè non si faceva neanche sentire, in effetti. Avevo sì, più forza di adesso, più cognizione di adesso nelle cose, riuscivo a essere più reattivo, ma ultimamente ciò è venuto un po' a mancare, in effetti. Ok. Marco, mi rivolgo a te, poi passo a un'altra domanda. Anche tu hai questi disturbi? Sì, problemi di memoria, spesso problemi di memoria. Allora, dal punto di vista cognitivo, se parliamo di apprendimento, no, da quel punto di vista non ho difficoltà. Però spesso ho problemi con memoria, soprattutto a breve termine. A lungo termine no. Se ci lavoro sopra, se mi prendo i miei tempi, non ho difficoltà, però soprattutto sì, spesso confusione mentale, difficoltà, pesantezza,
che per certi aspetti sicuramente io lavoro ancora, diciamo, con studio in continuazione per motivi lavorativi, ma sento molto il petto, sicuramente una parte dovuta all'età che avanza, tutto quello che vogliamo, però oggettivamente sto avendo, no, non è un calo, ho dei momenti in cui c'è proprio nebbia, diciamo, di materialmente, sì, prego. Malfunzionamento. Sì, diciamo delle anomalie. Qualche contatto che non va più bene, mettiamola così. Esatto, ed è fastidioso perché materialmente, allora, fosse costante, dice vabbè, non te ne rendi, in un certo punto diciamo, non te ne rendi conto. Il problema è che hai i momenti di lucidità che ti fanno pesare i momenti di nebbia, diciamo. Ma a parte lo scherzo, sì, comunque sì, anche a me purtroppo capita spesso a periodi. Quei momenti sono pesanti, fastidiosi fondamentalmente, perché ti ritrovi a avere una situazione che tu non riconosci. Quindi... Marco, quando noi ci siamo conosciuti e sentiti, perché prima vi ho voluto, insomma, è emerso, cioè, qualcosa che mi ha colpito, cioè proprio un po' come tu la vivi la tua malattia in rapporto alla tua famiglia. È emerso questa tua grande, insomma, preoccupazione, insomma, dimmi tu, ecco, che cosa, come la vivi la tua malattia in rapporto con i tuoi gli altri? La dottoressa poc'anzi parlava di genere, sicuramente il ruolo dell'uomo, il maschio nella famiglia, che richiede determinate caratteristiche, determinate cose, sicuramente influisce, su questo non ci piove. Io sono molto fortunato perché comunque ho una famiglia in generale, una moglie che capisce per quanto possa capire chi non la vive, però è molto consapevole di quella che è la situazione. Tra l'altro non sono neanche l'unico in famiglia, quindi parlandone in continuazione, diciamo, anche chi non la vive comunque inizia a conoscerla bene, capisce, sei tu fissato, come diceva Gianni, che giustamente passi una vita a sentirti dire prima della diagnosi, ovviamente, che è un problema psicologico, che sono condizioni un attimino più mentali che fisiche. È una famiglia che è consapevole di questo, sicuramente ti aiuta, però ci sono delle problematiche che non riguardano esattamente, cioè non è una questione di rapporto con l'altro, perché nel mio caso, io ovviamente posso parlare solo del mio caso, la famiglia mi supporta pienamente, però ci sono delle cose, delle mancanze, dei limiti che io mi ritrovo comunque ad avere, a dover affrontare quotidianamente, che sono pesanti. L'aspetto stupido, vai a comprare un mobile all'IKEA, devi montarlo e per avvitarlo dopo che hai avvitato un paio di viti inizi ad avere tremore, è pesante, devi cambiare una lampadina piuttosto che fare un buco col trapano e dopo un poco non ti senti neanche di salire sulle scale perché non sai se finisci a terra perché stai tremando, è imbarazzante. Oppure dice vabbè, lì è il rapporto, il genere. Togliendo anche l'aspetto genere, con i figli, io ho un bambino e una bambina di 6 e 4 anni, quando mi chiedono papà mi prendi in braccio, io lo faccio, perché se posso lo faccio, però so anche che comporta dolore, il maschietto ha capito, il più grande ha capito e ormai diciamo un po' evita la femminuccia che è ancora piccolina a 4 anni, spesso me lo chiede, che faccio, non lo faccio, certo che lo faccio, però è pesante, oggettivamente ti fa sentire in difetto, non in relazione a un altro, in relazione a te stesso, ed è brutto perché in questo mi pesa tanto. Io cerco di fare, come diceva la dottoressa poc'anzi, attività fisica per cercare di mantenere, ho fatto tanta attività sportiva negli anni, però quando il corpo cede, c'è niente da fare. Diciamo, continuo a fare i classici 5.000 passi al giorno, non azzardo più partitelle, cose. Però la salute è quella, la pazienza. Ci sono i momenti in cui si possono fare e in cui non si possono fare. Ma a prescindere, il problema principale sì, è con me stesso, diciamo. Cioè, forse è perché la diagnosi è relativamente recente e ancora non sono riuscito a inquadrarla. Gianni, tu poc'anzi hai introdotto un tema che è quello del lavoro, no? Sì. Il lavoro, allora, qua vi vorrei fare due domande. Allora, da un lato c'è il dover lavorare,
è uno stimolo, un aiuto che vi permette comunque di reagire per poterlo fare, oppure è veramente una sofferenza che vi, cioè un peso importante che vi condiziona a livello mentale e fisico? E poi altra domanda, appunto, tu hai detto ormai ho l'età, credo che questo non mi compromette più il mio lavoro, reputi che averla questa malattia, farla conoscere agli altri, soprattutto ai propri datori di lavoro, è un rischio, un pericolo perché non siamo tutelati? Allora, è un discorso un po' particolare. Io non so se è una fortuna, nella sfortuna tra virgolette della malattia, la mia fortuna è quella che io sia stato un libero professionista, quindi mi sia costruito il mio percorso di lavoro senza dover, passatemi il termine, rendere conto a nessuno. Può darsi che sia stata una fortuna. Di contro, la sfortuna è stata che ovviamente cioè, non ne potevo parlare, quindi nessuno mi poteva aiutare, nessuno poteva tollerare piuttosto che aiutare, piuttosto che insomma tutto questo genere di cose. Io amo molto il mio lavoro, insomma, mi ritengo fortunato perché faccio una cosa che mi piace tanto e quindi per me il lavoro è senz'altro uno stimolo. Non ti nascondo che è molto complicato, è molto difficile perché io non ho mai potuto fare una telefonata dicendo oggi non sto benissimo, non vado a lavoro. Questo non ti ha creato incertezza, paura? Cioè il fatto di sapere di non star bene, no? Anche quando non sapevi. Ansia costante. Io ripeto, io dico sempre la stessa cosa, mi prendo tutti un po' in giro, dicono tutti, ma non è possibile, tu non hai la fibromialgia, perché comunque sono abbastanza, come dire, mi diverto, insomma, ci scherzo su, però l'ho detto un'altra volta, è un po' come Pierrot, sai, ridi, cioè è la cremuccia. Io convivo con l'ansia perché comunque devo fare delle performance, devo fare delle cose e nonostante il mio lavoro sia uno stimolo, non ti nascondo che non c'è una vera ansia da prestazione sul lavoro, però c'è l'ansia di dire devo fare delle cose e le devo fare. Quindi certo. Diciamo che le due cose si bilanciano, ecco, nel mio caso. Per quanto riguarda Angelo, che appunto parlo io per lui, come ho detto poc'anzi, Angelo ha deciso di lasciare il suo vecchio lavoro, si è reinventato e la cosa bella di Angelo, confermami o mi dici non è così, è che comunque fa delle attività come coltivazione, come dedicarsi al cibo, insomma ha ripreso addirittura a suonare la chitarra. Cioè, capite bene, suonare la chitarra, dita, mani, braccia, però lì è qualcosa che lui piace tantissimo, quindi anche qui sottolineo che quando il dolore non va via, per carità, la malattia non va via, però dedicarsi, reinventarsi, dedicarsi soprattutto a qualcosa, te lo dico sempre, che piace, che veramente ci metti l'anima, ti aiuta a sentire meno la tua sofferenza. O no, Angelo, mi confermi? Confermo tutto quello che hai detto. Confermo che ho dovuto lasciare il mio lavoro perché mentalmente più che fisicamente non riuscivo a gestire la mia attività, anche perché un'attività imprenditoriale abbastanza impegnativa, abbastanza grande, avevo una concessionaria di automobili, con tutto quello che concerne praticamente la tipologia del lavoro. Cioè non è un lavoro semplice, perché relazionarsi con le persone devi essere praticamente mentalmente tranquillo, non puoi avere praticamente defaillance di alterazioni umorali, perché non è possibile, cioè il rapporto con il cliente deve essere un rapporto diretto, un rapporto praticamente chiaro. Quindi io ho dovuto lasciare il mio vecchio lavoro e, come dice giustamente Giuse, mi sono reinventato. Dico, ho avuto sempre la passione per la cucina perché è stata sempre, diciamo, la mia prerogativa. Per ora noi, dico noi perché effettivamente lo faccio io, ma lo facciamo tutti,
io mi faccio il pane a casa con la farina di... Ottime pizze, posso garantire. Speriamo di poterla fare qualche altra volta in maniera tavola. Infatti, no, veramente sei unico. Invece Biagio, anche bella, a te la domanda. Una cosa bella diciamo è che dopo 25 anni di inattività, dico prima per il lavoro e poi per tante altre cose, ho ricominciato a suonare la chitarra e a prendere lezioni anche da un insegnante praticamente dopo alla mia vera andata di 50 anni. Bravissimo, tanto onore. Invece Biagio, so benissimo che è diciamo, un lavoro diciamo, da dipendente, per giunta anche un po' pesante, no? E tu come lo vivi? Infatti, bella domanda la tua. Niente, come lo vivo? Ultimamente sto avendo un po' di pesantezza sul lavoro, perché appunto, come ben sapete, appunto io lavoro in aeroporto alla sicurezza, e quindi è un periodo insomma che si sta riprendendo, e traffico alle stelle, e devo dire che la malattia, anzi le mie due malattie che mi accompagnano, non mi aiutano sicuramente, perché io ho degli orari un po' strani. La mattina devo essere in aeroporto alle 5 del mattino, quindi mi alzo alle 3:30 del mattino, certe volte addirittura devo essere sul posto di lavoro alle 4, quindi mi alzo alle 2:30. Se faccio il pomeriggio è comunque certe volte anche fino a tardi, fino all'una, alle 2 di notte, poi il domani fare pure il pomeriggio. Insomma, devo dire che la mia vita lavorativa non mi fa annoiare, però è pesante, è diventata molto pesante. Hai avuto paura di perdere il lavoro, cioè a causa della tua malattia, di non farcela? Sì. Allora, quest'inverno in particolare, dici perché quest'inverno in particolare? Ti chiedo di aggiustare un po' il video, altrimenti non vediamo interamente il tuo viso. È un peccato, sì. Perfetto. Ok, perfetto. Ultimamente quest'inverno, appunto, sì, devo dire che la paura c'è stata, è anche forte, perché ho avuto un aggravio della mia malattia, perché non ho fatto più per un periodo il periodo dell'aeroporto, ma visto che c'era poco traffico, e ci hanno un po' divisi a Palermo a fare altri tipi di servizi di notte, e questo fino a fare le notti per diverso tempo, diciamo che ho fatto circa 10 notti. Non c'ero abituato con la mia malattia a fare le notti di continuo, è deleterio, perché non è un lavoro semplice il mio, insomma, di notte a fare piantonamento, a fare antirapina, a fare insomma la deterrente anche per i ladri, perché appunto facendo sicurezza faccio, diciamo che il mio lavoro ruota un po' a 360 gradi, non solamente l'aeroporto. Ultimamente precisamente con l'aeroporto, ripeto che mi sta un po' facendo peggiorare la sintomatologia, perché già che il lavoro è pesante per gli orari, la mia malattia non mi accompagna bene, e insomma ho avuto un aggravio della sintomatologia. Ho capito. Invece, allora, io ho visto l'orario, già siamo abbondantemente, 4 minuti fuori spazio. Allora, io voglio dire al pubblico a casa, perché una cosa, sono arrivate tantissime domande, naturalmente di informazioni sulla fibromialgia. Stasera, come avete ben capito, stiamo dando voce e stiamo cercando di far emergere un po' quelle che sono le problematiche, il vissuto di uomini fibromialgici. Quindi non vi prendete a male se non rispondiamo alle vostre domande personali e comunque riguardanti la vostra situazione, perché non è una domanda risposta al medico, è un altro contesto. Solo che a tre domande, poi mi permetto appunto a te Laura di farle, perché sono state molto insistenti, e quindi vorrei dare ascolto e soprattutto risposta a queste. Però a voi uomini una
come ultima domanda, allora abbiamo parlato di sintomatologia, abbiamo parlato diciamo che un po' l'uomo, la donna per determinati versi è la stessa situazione, per determinati versi c'è una differenza legata proprio all'essere uomo, all'essere donna. Uno degli aspetti che si parla, non dico poco, ma quasi niente, anche nella donna, è l'aspetto della sessualità. Io qua non faccio una domanda a qualcuno, cioè nel senso, chi si sente mi dà una risposta, però voi come uomo, cioè come uomini, anche dal vostro punto di vista, ci sono tutte queste problematiche anche quindi di natura sessuale, quindi queste tutte disfunzioni che il corpo di un paziente fibromialgico purtroppo subisce, oppure, ritornando alla domanda precedente, c'è soltanto il dolore, la stanchezza e quant'altro, insomma. Dico, quindi, anche per chiudere un po' il quadro, di capire che la fibromialgia è fibromialgia per tutti. Chi si sente? Cioè, non è comunque... Se non volete, non rispondete, perché figuriamoci, non... No, rispondo io. Che già, già. Prendo il coraggio a domani, rispondo io. Posso anche rispondere io, se... Sì, per carità di Dio. Niente di... niente non gestibile, o comunque... troppo, come dire, drammatico in un rapporto di cerca. Però sì, devo dire la verità, cioè la fibromialgia tende, forse magari anche una componente psicologica può influire, però la fibromialgia tende a creare questo, come dire, non funziona nulla. Questa roba che dici, ma boh, andrà tutto come deve andare, chissà, chi non sa, boh, vediamo. Poi alla fine... lo sapete perché ho fatto questa domanda? No, apprezzate il coraggio, ragazzi. Bravo, bravo Angelo. Perché sono una sessuale. Oltre perché c'è Laura che ci può dare comunque... Cioè, comunque, per lei è importante sentire determinate cose, cioè valutare determinate cose, ma anche perché io sono una donna, no? Cioè, vivo la malattia da un punto di vista della donna, e credetemi, molti rapporti familiari, cioè di coppia, si rompono proprio per questo motivo. In quel caso, però, è la donna. Anche se è un momento magico, eh? Okay. Cioè, nel senso, perché cioè, l'uomo subisce la problematica, e quindi questo è voglio sottolineare che comunque quando si è malati e c'è una problematica, comunque sia affrontare il tutto, se tu vuoi stare accanto a quella persona, e soprattutto la persona che ha il problema non si deve colpevolizzare e farne poi un ulteriore problema. Perché appunto si sente in difetto, non si sente all'altezza, o no? Laura, tu che mi dici? Moltissimo, perché come si diceva prima, il discorso del genere che deve portare il pezzo di pane, eccetera, anche quello che è la prestanza sessuale si identifica nel maschio come quello che fa l'azione rispetto a chi riceve, che è accogliente, che è la femmina, la donna. In genere i meccanismi sono di questo tipo, non è, ovviamente non è così assolutamente, però nel nostro immaginario, nella maggior parte dei casi, è questo. Ci sono due aspetti: uno, la fibromialgia, che colpisce perché ha un senso dell'uguaglianza perfetta. La fibromialgia, questa è una malattia veramente che non fa differenza di genere in questo caso, quindi col dolore, la fatica, la stanchezza, l'ansia, i disturbi del sonno, la rigidità. È abbastanza, si spalma sia sul maschio che sulla femmina, ma però c'è una problematica nel maschio che si sente ancora di più rispetto alla femmina, che è il discorso dei farmaci. I farmaci che vengono utilizzati per governare la fibromialgia impattano tantissimo su quello che è la funzione sessuale, quindi possono proprio interferire e dare delle disfunzioni in questo senso. Non solo su quello che effettivamente è l'effetto del farmaco, ma proprio anche per quanto riguarda un'ansia che possa interferire su quello che è la funzione. Quindi questi due aspetti andrebbero effettivamente approfonditi per cercare con l'uomo
di trovare con la fibromialgia maschile delle strategie che possano rassicurare, possano interferire il meno possibile su questo aspetto della sessualità. Bisogna però che questi uomini comincino a dichiarare le problematiche che hanno. La donna incomincia a essere più performante nell'esprimersi in questo senso. Poi se gli fa le domande, la famosa secchezza, no? Che c'hanno negli occhi, nella bocca, si esprime anche a livello vaginale, a livello quindi, della pelle. Quindi è chiaro che diventa meno accogliente in questo senso. Oltre al fatto che se sei stanco, affaticato, non ce la fai a lavorare, non ce la fai a fare tutte le tue attività in casa, cioè voglio dire, la sessualità rimane l'ultimo dei pensieri, diciamocelo chiaro, perché la vita è una lotta a sopravvivenza, è vero o no? Quindi... Assolutamente, infatti. Però... Una delle domande che mi ero prevista era quella di dire come vi sentite con una malattia del tutto al femminile, ma non ve la faccio perché stasera è emerso che credo che la fibromialgia non è solo una malattia al femminile. È anche una malattia al maschile, meritate assolutamente visibilità, come la meritiamo anche noi, meritate ascolto, meritate di avere voce, e mi auguro che come voi che avete avuto un grande coraggio, veramente non solo perché vi siete mostrati, no? Ma proprio il coraggio di prendere consapevolezza proprio davanti a tutti della vostra situazione e volerla manifestare vi fa veramente onore e mi auguro che tantissimi uomini come voi, purtroppo appunto affetti da sindrome fibromialgica, trovino questa forza e questo coraggio quantomeno per farsi vedere, farsi trovare ed essere aiutati. Io, voi siete tutte persone che bazzicate in associazione, no? Cioè ci avete con chi più chi meno, però tutti quanti avete conosciuto AISP, tutti quanti siete stati, come dire, avete un supporto. Marco è stato individuato da Melania, che voglio ringraziare perché devo essere sincera, l'idea di questa serata è di Melania, che appunto anche lei, seguendo le dirette, vedendo i messaggi come me, ha detto Giusy, qua c'è un problema, gli uomini hanno anche loro diritto a essere considerati realmente. Quindi ringraziamo Melania anche di questa iniziativa. Grazie. Che ha proposto. Dimmi Laura. Voglio dire una cosa, che a proposito di uomini, siamo molto maleducati, perché il professor Piercarlo Sarsi Puttini ci ha salutato un mucchio di volte e non l'abbiamo mai salutato. E infatti ciao, io ti ho messo i messaggi. Grazie. Scusa che veramente non ti abbiamo considerato. Ciao. No, lui era felicissimo, non è intervenuto perché altrimenti eravamo in tanti, poi c'eri tu Laura, che però era veramente contento e felice di appunto aver tirato fuori voi uomini, insomma, la fibromialgia al maschile, ed più volte ho messo i suoi messaggi, addirittura vi ha anche ringraziato, e quindi insomma lo salutiamo, insomma, voglio dire. Bene, io chiudo perché già abbiamo adesso superato abbondantemente la nostra oretta. Che dire, questo è un inizio, no? Cioè, qui la porta è aperta, il palcoscenico, che poi non è un mostrarsi e fare spettacolo, ma è un mostrarsi per crescere e per migliorarsi e per trovare spunti. Ecco Piercarlo che ci saluta. Ciao Piercarlo! Ciao! Cioè... Ah, ecco, questa è una bella idea. Marco dice: creiamo la sezione italiana fibromialgici maschi. Ci sto, dai. dobbiamo invece cercare di appunto unificarci per essere sempre più forti. Però magari facciamo le sezioni, no? Sezione bello, dai. Oppure facciamo poi le gare, che so, caccia al tesoro, uomini contro donne, che so, ce le inventiamo le cose. Vince sempre noi. Le donne siamo sempre donne, siamo sempre il numero maggiore. Ragazzi, io spero addirittura, ed è vero, con te vinci tu sicuramente, Angelo, sicuramente. Allora, io vi naturalmente mando un bacio e un abbraccio virtuale a tutto il pubblico che ci ha ascoltato pazientemente. Noi avremo un ultimo appuntamento, diciamo,
poi andiamo, insomma, tra virgolette in ferie, nel, a livello appunto di spettacolo serale, presenteremo la sezione il 14, mi pare, sì, della la sezione di Ragusa come AISP, poi ci fermeremo appunto un attimo al periodo di agosto e poi riprenderemo a settembre, e perché no? Naturalmente siete miei ospiti quando volete, speriamo di coinvolgere anche gli altri. Dimmi, Laura. Siccome non avrò più l'occasione, il 10 settembre a Villa Bertelli, poi la Giussi farà, ci saremo per quello che viene chiamata Fibromia, ma te la regalerei, è una commedia comica e guarda caso parla anche di fibromialgia maschile. È tutta una sorpresa, quindi io ci sarò, io ci sarò. Almeno è un sistema per conoscerla così, facendoci un po' anche una risata. Forse anche qualche lacrimuccia. Sicuramente, perché poi il tragicomico c'è sempre. Magari si può pensare anche di registrarla e poi farla vedere un po' a tutti, che chi non può, o portarla in giro. Speriamo che il Covid se ne vada, si allontani e ci permetta di fare tutto quanto. Allora, a voi una tavola rotonda con l'ice, con tutto su questo. Sì, poi no, naturalmente pubblicizzeremo tutto, perché diciamo che io parlo di ferie, ma non so quando andrò in ferie, cioè non so se andrò mai in ferie, quindi comunque non ci sei in ferie. Vi terrò aggiornati su quello che faremo, perché le iniziative sono tante. Approfitto per dire anche altro: il 24 e il 25 luglio ci sarà la veleggiata, ve le spiegate, per la fibromialgia, un cammino stavolta dal mare per arrivare sul territorio, informare, incontrare i pazienti. Sarà presente anche il professor Sarzi Buttini. Si toccheranno tappe come Palermo, Capaci, Isola, Balestrate, Castellammare del Golfo. A breve pubblicheremo tutto il programma, in modo che potete trovare anche lui con incontri che incontrerà le istituzioni, i medici del territorio, per cercare anche di porre le fondamenta per portare realtà costruttive e d'aiuto ai pazienti sul territorio, e soprattutto con la comunicazione accendere sempre di più i riflettori sul problema del mancato riconoscimento. Inoltre ci sarà anche il 5 settembre una veleggiata a Riposto, in provincia di Catania, e per quanto riguarda la regata Palermo-Monte Carlo della Lega Navale, verrà dedicata alla fibromialgia, in particolare ad AISP. Quindi diciamo che quest'anno l'estate sarà una vela andante che porta appunto la parola e l'informazione della nostra sindrome fibromialgica, e che soprattutto il buon vento porti bene per tutti. Con questo io vi lascio, vi mando un bacio veramente carico di affetto, e che dire, grazie a voi, qui con noi, e buona serata a tutti. Ciao, mando il nostro spot, che è sempre bello vedere, e buona serata a tutti. Ciao, alla prossima. Grazie a tutti, grazie. Non avrai nome, lava bianca. Carnefice senza volto. Cemento nelle fibre. Compagna infame. Madre di dolore invisibile. Replicherai il tuo tormento ogni ora della mia vita. Ma non avrò paura. Lotterò senza resa.